Fratelli e sorelle carissimi, in 110 anni frati da tutte le parti del mondo sono venuti a Roma a studiare teologia, filosofia, Bibbia, liturgia e tant'altro. Però penso che mai nessuno sia venuto a Roma a studiare botanica. Perché? Perché il Vangelo di oggi, ma anche la prima lettura, ci hanno parlato della crescita, ci hanno parlato di una cosa semplicissima, piccolissima, che poi diventa grande e cresce e non si sa come, ma è così. Un ramoscello diventa un cedro, un seme che poi diventa una spiga e dà frutto, oppure un granello di senape, e sono cose che conosciamo. Però sia Ezechiele che Gesù, che non avranno studiato botanica, però erano osservatori, vivevano a contatto stretto con la natura, osservavano i fenomeni della natura e riuscivano a metterli in relazione con l'opera di Dio nel mondo. Perché la crescita è qualcosa di straordinario, inappariscente, no? Eppure avviene, è un processo, una continuità, c'è una certezza. E chi fa crescere? È il buon Dio che fa crescere. E ciò che stupisce è come Gesù paragona il regno di Dio con questi fenomeni della natura. E si sente nelle parole di Gesù come racconta che Gesù è profondamente fiducioso. Il regno sta crescendo, anche se l'inizio bisogna quasi andare col microscopio a identificarlo, ma il regno c'è e cresce. E possiamo anche chiederci, ma quale regno? Che cos'è il regno? Ebbene, il regno è che Dio in tutto, in tutti, in tutte le cose. E Dio è il Dio che Gesù ha annunciato, colui che ama incondizionatamente tutte le sue creature, colui che ci chiede di aprirci perché il suo spirito d'amore, lo spirito qui sopra, vedete bambini, su? Lo spirito d'amore possa entrare dentro di noi e trasformarci, perché il nostro mondo, il mondo delle nostre relazioni, diventi sempre più permeato da questo atteggiamento, un atteggiamento d'amore. E questo atteggiamento, fratelli e sorelle, lo si vede, non so, nei piccoli gesti, in una parola. A me è capitato, e adesso vi racconto un po', è l'ultima volta che verrò qui per questa occasione, no? Dopo 12 anni, posso anche un po' raccontare come un nonnetto vecchio, no? Ebbene, il 17 di marzo a San Giovanni Rotondo, quando ricevetti il Papa, gli andai incontro, che scendeva dalla Papa Mobile, mi guardò e disse: Mauro, che cosa fai qui? E mi ha molto colpito, perché era una parola piena di simpatia, nel medesimo tempo una parola che mi ricorda la Genesi, quando il buon Dio dice ad Adamo: dove sei? E forse alcuni di voi ricordano che Martin Buber su quel "dove sei" ha scritto delle pagine stupende, no? Perché c'era quel racconto, no, di quello che era in prigione, quel rabbino, e che il suo custode gli chiedeva: ma se Dio sa tutto, come fa a chiedergli dove sei? E quello gli dice: sì, e tu dove sei? Dove sei tu? Dove stai con la tua vita? Non è una domanda da poco. E così io mi porto dentro questa domanda del Papa: dove, che cosa fai? Alle volte durante il giorno mi chiedo: ma cosa stai facendo? Dove sei? Cioè, alle volte una parola è il modo come la diciamo che fa nascere qualche cosa.
ma c'è dietro uno spirito di osservazione. Non so se alcuni di voi ricordano quando facemmo la festa per Bernardino dell'Istituto Storico e Servus Gibbon ebbe così a fare una presentazione, no? E Servus Gibbon era un osservatore, io penso veramente, sapeva cogliere le finezze. Allora raccontò come lui e questo fratello, ormai anziani, facevano colazione. Cioè, come Bernardino andava a prendere la sua tazza, tutti i gesti che compiva, e dietro sentivi, nel modo di raccontare, l'affetto, la stima, l'attenzione per la persona. È il regno questo. Ma vorrei dirvi di più. Vorrei allargare l'orizzonte di alcuni fatti vissuti in questi 12 anni che mi dicono che il carisma dei cappuccini è vivo, cresce, alle volte è appena all'inizio, ma è pieno di promesse. Alcuni anni fa, Kibera, Benedict Sadov è Kibera, eh? Kibera è uno slam molto grande della città di Nairobi e mi portarono lì i frati. Eravamo in una strettoia e c'era la fogna libera che passava, che scorreva, più o meno scorreva, e puzzava. E hanno riunito persone, anziani, giovani, uomini, donne, musulmani, cristiani, animisti, che mi raccontarono come loro, grazie al lavoro dei frati, grazie alla iniziativa di pace, secondo Damietta Francesco che incontra il sultano, queste persone in un momento di grande violenza, e ci furono dei morti, andavano dicendo non con la violenza. Avevano imparato che si possono risolvere i conflitti in maniera pacifica. Per me è stato, ma toccato, dico, i miei frati sono riusciti a indurre queste persone così diverse a fare un discorso che è un discorso di amore e un discorso di pace. E poi 2 anni fa, febbraio, Mindelo. Qui non c'è qualcuno di Capoverde? Non pare. Ebbene, Mindelo Capoverde, un'isola. Fra Silvino, un fratello laico che proviene dal Piemonte, l'hanno mandato giù perché facesse il tecnico delle radio. Ma nella città di Mindelo, tutta la periferia era, come dire, dominata dalle bande giovanili che si facevano la guerra l'un l'altro e ci scappò più volte il morto. E uno non osava più entrare nel territorio dell'altro perché l'avrebbero fatto fuori. La polizia intervenne reprimendo e il nostro fratello, con il metodo che lui mi ha detto, il metodo dell'oratorio, cioè creando occasioni di gioco, creando occasioni di incontro, e coinvolgendo, come dire, invece di farsi del male, facciamo un torneo di calcio, non proprio il mondiale, no, ma un torneo di calcio, poi si è accorto che questi hanno delle belle doti, soprattutto musicali, procuriamo strumenti musicali, poi si è accorto che questi sono intelligenti, ma non hanno i mezzi per studiare. E per questo tutta la violenza, perché non sanno canalizzare la loro energia. Ebbene, a Silvino è riuscito di mettere pace. E adesso se nasce appena un conflitto, sia i giovani sia la polizia vanno da lui. Cari fratelli e care sorelle, anche questo fa parte della missione dei cappuccini, dei francescani. Lavorare per la pace. Costruire la pace. E lì un pezzo di regno dei cieli sta crescendo. Ed è molto bello. E adesso vi porto da un'altra parte, su al nord, un'isola fredda, più ghiaccio che non ci sono alberi, lava. È un'isola abbastanza recente, si direbbe, sui milioni di anni della Terra.
ebbene in Islanda, qui c'è un frate, della Slovacchia, da qualche parte l'ho, eccolo. Ebbene, immaginate quest'isola, sono quattro i frati cappuccini, uno adesso è il vescovo, e i suoi confratelli abitano al lato opposto dell'isola e si dedicano a 700 cattolici in una parrocchia che si estende su 700 chilometri di coste. Quando d'inverno parti e poi arriva una, come devo dirvi, una bufera di neve, tu sai quando parti ma non sai quando rientri. Eppure questi nostri frati fanno questo servizio, curano veramente la vita spirituale delle persone, vanno da loro, stanno con loro. È una vita di sacrificio, non è una vita facile, però è un servizio del regno. Il regno cresce ed è presente anche in Islanda. E l'ultima cosa che vorrei condividere con voi è l'esperienza più recente che ho fatto. Ho trascorso la Pasqua in Algeria, Tiaret. Tiaret è a 200 chilometri al sud di Orano. Sono quattro frati, tre francesi e un fratello polacco, Mariusz, che è stato studente qui fino a pochi anni fa. Ebbene, in quella terra, a grande maggioranza, stragrande maggioranza musulmana, con una storia di molta violenza negli ultimi anni, i nostri fratelli non possono fare un granché dal punto di vista pastorale. Immaginate che la sera del Sabato Santo mi hanno chiesto di presiedere, eravamo sì e no 15 persone, tutti studenti provenienti dal Camerun, provenienti dal Congo, insomma studenti subsahariani che hanno la possibilità di studiare in Algeria. E il vescovo mi diceva, qui il nostro modo di evangelizzare è amare. Ci hanno tolto tutto, anche le scuole. Adesso abbiamo rimesso in piedi un asilo per i bambini, una scuola di infanzia. E pensa tu che ci affidano i loro bambini. Tu pensi che se in Europa un imam aprisse una scuola per infanzia, la nostra gente invierebbe i bambini? La signora dice sì e no, poco sì. Ma noi godiamo di questa fiducia. Ed è il regno che cresce, anche se è poco. Ma Gesù ci chiede di avere questa fiducia in cuore. Ecco, allora fratelli, adesso mi rivolgo soprattutto ai miei cappuccini, lo studio è una cosa bella, fatta con amore, molto spirito di osservazione e di ricerca. Ma quando Francesco dice di non spegnere lo spirito della devozione, io credo che la devozione è anche il dono di sé. Cioè, studiamo, conosciamo, ma non tiriamoci indietro quando ci viene chiesto di andare là dove nessuno vuole andare, quando ci viene chiesto di rinunciare a tante comodità che la vita potrebbe offrirci, perché c'è l'altro, perché c'è un fratello o una sorella che ti attendono, perché c'è il regno che chiede di crescere. Gesù dice il regno cresce e nel medesimo tempo dice pregate, venga il tuo regno. Ecco, vivere la nostra vita dentro in questa tensione tra un regno del quale siamo convinti cresce e per il quale però siamo anche, come dire, invitati a pregare tutti i giorni perché venga di più, perché si instauri dappertutto e perché ci sia data la capacità continuamente di ringraziare, di esprimere la gratitudine per ciò che Dio sta operando in mezzo a noi e anche attraverso di noi. Amen.